San Lorenzo è già passata, è stata il 10 di agosto, ma ormai tutti sanno che il picco del numero di stelle cadenti visibili nei nostri cieli cade qualche giorno dopo, proprio quest'oggi, il 12 di agosto. Ne parliamo con Loris Lazzati, che è responsabile della programmazione del planetario di Lecco. Allora, questa sera tutti col naso all'insù. Assolutamente sì, come nelle sere precedenti, spero l'abbiate fatto perché nelle nostre osservazioni abbiamo visto parecchie stelle cadenti, ma il picco, come hai detto tu, sarà stasera, soprattutto dopo la mezzanotte, quando il radiante, cioè il punto da cui le stelle cadenti partono, sarà più alto nel cielo. Ecco, questo radiante, questo punto di partenza si trova vicino alla costellazione di Cassiopea, per la precisione in quella di Perseo. Infatti queste stelle cadenti si chiamano Perseidi. Come bisogna fare per osservare al meglio? Anzitutto non usare nessuno strumento. Le stelle cadenti si osservano a occhio nudo perché serve avere un ampio campo di vista a disposizione, sono generalmente molto luminose, quindi non c'è nessun bisogno di un telescopio che anzi è dannoso perché riduce il campo visivo. Bisogna guardare in direzione del radiante, ma tenendo una visuale ampia, osservare da un luogo il più possibile buio ed elevato se si può e avere molta pazienza. Quindi bussola alla mano dove dobbiamo guardare. Diciamo a nord-est. A nord-est è il punto da cui si irradiano, tenendo conto che le scie sono molto lunghe e non è detto che partano proprio le scie dal punto, possono cominciare a incendiarsi, diciamo, parecchio spazio dopo. Può darsi che voi vediate le scie lontane dal punto di irradiamento, ma se le percorrete a ritroso noterete che tutte le stelle cadenti partono esattamente da quell'area di cielo a nord-est. Ecco, un passatempo molto economico, basta infatti la bussola del nostro smartphone e non serve nessuno strumento. Spieghiamo che cosa sono queste stelle cadenti, noi le chiamiamo così. Sì, sono detriti lasciati dalle comete nel loro passaggio intorno al Sole. Siccome le comete hanno un'orbita ben determinata, se questa orbita interseca in un punto o è molto vicina all'orbita della Terra, i detriti abbandonati in quel punto restano lì. Quindi la Terra incontra questo sciame di detriti a ogni giro, per questo le stelle cadenti avvengono a date così fisse. Naturalmente questo non è il solo sciame, è il più famoso perché è comodo da osservare. Le stelle cadenti quindi sono dei granelli di polvere e ghiaccio. Di dimensioni molto ridotte, faremmo fatica a vederle se l'avessimo nella mano. Alcuni sono più grossi, sono dei veri e propri sassolini, o veri e propri macigni più raramente. Quindi, cosa succede? A seconda della dimensione, la scia che lasciano è di diversa luminosità, penetrano nell'atmosfera ad altissima velocità e non è del tutto corretto dire che si incendiano. Passando nell'aria, disperdono la loro velocità, la trasformano in calore, quindi sono le molecole della nostra atmosfera che si eccitano ed emettono luce. Quindi noi vediamo la nostra atmosfera fatta brillare dal passaggio velocissimo di questi granelli di polvere. Se sono più grandi, diventano dei cosiddetti bolidi, quindi vere e proprie palle di fuoco che lasciano una scia permanente. Se sono ancora più grandi, possono arrivare fino al terreno, raramente, in questo caso parliamo di veri e propri meteoriti. Ecco, per fortuna viviamo in un luogo che ci permette di raggiungere agevolmente degli ottimi punti di avvistamento. Possiamo saperne qualcuno in particolare dove si potranno vedere nel Sì. migliore A dei modi queste stelle cadenti? zone buie ci sono in Valsassina, però bisogna fare attenzione perché in Valsassina è molto facile avere montagne che ci coprono l'orizzonte nord-est. Naturalmente se facciamo notte fonda questo problema si risolve perché la costellazione di Perseo si alza notevolmente alle ore più avanzate della notte, dove tra l'altro è più favorevole l'osservazione delle stelle cadenti. Altrimenti consiglierei quindi dintorni. Posti come il Monte Baro, le montagne di Val Madrera, che magari hanno montagne come il Resegone e le Grigne un po' più lontane, quindi ostruiscono meno l'orizzonte. Grazie Loris Lazzati, chiarissimo e sarà d'aiuto per chi questa sera vorrà guardare il cielo, almeno una volta all'anno. Assolutamente, grazie a voi.